Buongiorno, io sono Albi e in questo video, che come vedete è una partita Bad Company 2 su corsa utilizzando l'F2000 con le granate fumogene, non vi parlerò tanto del gameplay, non starò tanto a commentarlo perché sono qua con un'altra persona, un altro commentatore e beh, direi che puoi presentarti da solo. Ciao ragazzi, sono LegolasTep90, spero che alcuni di voi possano conoscermi. Anch'io su YouTube ho deciso di sperimentare l'ebbrezza di intraprendere questi commentary di videogiochi. E quindi essenzialmente io sul mio canale, parlo già del mio canale così faccio un po' di pubblicità occulta in questo video. Occultissima. Propongo dei gameplay... occultissima, nessuno se ne sarà accorto, ne sono sicuro. Propongo dei gameplay di FPS, quali possono essere Call of Duty Black Ops, oppure anche sono uno di quei pochi che commenta Battlefield Bad Company 2. Sì, infatti noi abbiamo un pochino diciamo la stessa idea, no, su Bad Company. A noi piace Black Ops, infatti penso che anche lui ha molti più video di Black Ops che di Bad Company. Però Black Ops secondo noi rimane un gioco che è molto divertente, ma quando hai una squadra, quando hai degli amici con cui giocare, Bad Company è un gioco che davvero non ha rivali. Sì, esattamente, perché Bad Company, nel momento in cui si gioca con degli amici, grazie proprio a questa collaborazione che la DICE è riuscita a, diciamo, instaurare in questo comparto multiplayer, risulta davvero portentosa. La possibilità di interagire con degli amici, coordinarsi, parlare, non so, uno cade a terra, arriva subito il medico che lo aiuta, è un qualcosa davvero di eccezionale a mio avviso, che su Call of Duty non si trova. Esatto. Poi anche spero che non ci sia qualcuno che si senta offeso da quello che dico, ma trovo che su Bad Company ci sia, diciamo, un pubblico, un'utenza un attimino, diciamo, più matura anche per quanto riguarda il gioco degli obiettivi. E per quanto riguarda il gioco degli obiettivi, proprio mi sono meravigliato. Infatti ritengo davvero che tu sia uno dei migliori commentatori italiani, perché quando ho visto già, mi sembra il tuo primo, forse il secondo video di Black Ops, che era su una demolizione, la prima cosa che fa questo, cosa fa? Va a piantare una bomba. Io dico, scusa, ma io ho visto tanti video su YouTube, ho visto tantissimi elicotteri, ho visto tantissimi punteggi 100, uccisioni, ma piantare una bomba in demolizione, ma cos'è questa eresia? Sì, difatti molta gente probabilmente aveva preso un infarto appena visto. Cosa sta facendo? Cos'è quel computerino con quei tasti? Esatto, è il Predator. Sì, sta lanciando un Predator, perché non compare? Sì, ebbene sì, insomma, su YouTube in generale diciamo che vi sono degli utenti fortissimi che invidio terribilmente perché fanno dei risultati allucinanti, però devo dire, se una modalità come demolizione non ha senso se viene giocata come un classico deathmatch a squadra, insomma, vincere una partita, cioè disputare una partita ricca di kill, secondo me non ha senso nel momento in cui poi si raggiunge la sconfitta perché non si ha piazzato una semplice bomba. Insomma, già, è vero. Insomma, io forse perché sono anche un giocatore di Battlefield, forse è proprio questo il motivo per cui tendo a piazzare bombe, un gioco di squadra che purtroppo Black Ops è un po' assente. Sì, no, devo dire che hanno fatto un buon lavoro quelle della Treyarch ad aggiungere finalmente, perché su Modern Warfare 2 ad esempio non c'era, ad aggiungere tra la tabella dei punteggi quante bombe sono state piazzate, quante sono state disinnescate, perché diciamo che incentiva. Ci sono molte persone che, però secondo me è proprio una cosa brutta che bisogna fare una cosa del genere per incentivare il gioco di squadra, perché le persone dovrebbero cercare di giocare gli obiettivi, giocare di squadra anche senza... Cioè, secondo me molti lo fanno soltanto perché poi magari si vergognano a far vedere che non hanno fatto niente, sì, no? Ehi, davvero. Poi inoltre comunque anche questo gioco che punta a piazzare bombe o comunque se fosse un dominio conquistare bandiere è molto redditizio, perché vi dovete rendere conto che piazzare una bomba alla fine sono praticamente 800 punti se la fate anche detonare. Quindi piazzare una, due bombe, conquistare le bandiere, dovete anche... In una partita riuscite anche a arrivare tra i primi in classifica con un punteggio del tutto rispettabile. Bene, quindi la prossima cosa di cui volevamo parlare è il fatto che, ad esempio, qua a Lego, sapete che io sono un PC gamer, gioco solamente sul computer, lui invece gioca anche sulle console, sull'Xbox, e recentemente è molto d'attualità tutta questa cosa, anche dopo l'hackeraggio del PSN e tutti i disagi che ci sono stati, insomma la cosiddetta console war, no? PlayStation 3 contro Xbox, poi arrivano quelli del PC, dicono noi siamo i migliori, così, ma secondo me, e penso anche secondo Lego, che abbiamo scambiato due chiacchiere prima, è una cosa davvero stupida, perché voglio dire, secondo me ogni console, ogni piattaforma ha i suoi pregi e i suoi difetti. Vuoi dire un po' come la pensi te? Sì. Beh, direi così così di elencare alcuni pregi, alcuni difetti dell'Xbox 360 e della PlayStation 3. Innanzitutto,
metto le mani davanti dicendo subito che io posseggo solamente l'Xbox 360, quindi spero che adesso nessuno di voi inizi subito a attaccarmi, non so niente, comunque. Diciamo, la PlayStation 3 ha alcuni vantaggi, come ad esempio la possibilità di giocare online gratuito, online gratuito, mentre purtroppo l'Xbox 360 richiede un abbonamento che, diciamo, annuale, che viene anche influenza abbastanza sulle spese di noi giocatori. D'altro canto, questa spesa spesso si rivela anche, diciamo, utile, perché comunque si ha un servizio migliore. Allo stesso tempo, la PlayStation 3 però ha anche un hardware migliore. Sì, leggermente, ma è migliore, sì. Sì. Però purtroppo anche, insomma, poi ci sono alcune esclusive da una parte e dall'altra. Diciamo che alla fine queste due console hanno delle differenze, comunque, seppur abbastanza consistenti, le possiamo anche considerare minime, perché alla fine si rivelano semplicemente due piattaforme di gioco su cui secondo me ci si può divertire. Già, sono d'accordo, nel senso che alla fine una eccelle più in alcune cose, una eccelle in più in altre. Magari la PlayStation 3, da quanto ne so, ha delle migliori esclusive single player come Uncharted, e mentre invece, non lo so, l'Xbox ha un online leggermente migliore, le connessioni ho sentito che sono migliori, però d'altronde lo si paga. Poi la PlayStation 3 ha anche il Blu-ray, per esempio. Però quello che poi volevo dire è che, appunto, direi un attimino introdurre questa cosa del PC, perché davvero le console oramai sono la più grande fetta del mercato, ma tuttavia, appunto, come hai detto te, appunto, sono, diciamo, datate. Penso che tra 2-3 anni vedremo uscire la prossima generazione di console. Ecco, il PC, diciamo che mi sento di dire che è migliore sotto tutti gli aspetti, nel senso di connessioni, grafica, giochi, anche alcune altre possibilità. Tuttavia, ovviamente, questa miglioria del PC, che sicuramente è migliore soprattutto anche per gli FPS, costa. Utilizzare il mouse e la tastiera è tutta un'altra cosa. Il gioco è molto, secondo me, migliore, nel senso che premia molto di più l'abilità senza aim assist, sì, e cose del genere. Tuttavia costa, ovviamente, come l'hai detto, e diciamo che nonostante per alcuni giochi ci siano alcune scorciatoie, diciamo, per non pagare, in ogni caso l'hardware, un buon PC da gaming ti costa un migliaio di euro, sui insomma. Esatto. Sì, insomma, diciamo che questa console war alla fine è anche un po' insensata, soprattutto la cosa che io più detesto, adesso un piccolo inciso, e la gente, alcune persone con dei pensieri così ostinati che si mettono a insultarsi l'un l'altro, una cosa assolutamente controsenso. Sì, diciamo che è un caso di fanboy, no? Beh, è il fatto di difendere ciecamente, senza argomentazioni, senza nemmeno provare a guardare cosa c'è oltre. Semplicemente tu cosa fai? Difendi ciò che hai tu. Ho la PlayStation? La PlayStation è meglio. Io ho l'Xbox? No, Xbox Live è meglio. Una cosa da cui rendersi conto è il fatto che avere due console, secondo me, è una cosa molto positiva, perché mette in moto uno sviluppo e un lavoro da parte delle case che può essere maggiore rispetto a quello che era una volta, che dove c'era semplicemente la PlayStation 1, PlayStation 2, non c'erano mai state rivali. E con questa scusa, diciamo, di due console sul mercato può essere un'ottima motivazione per le case di produttrici di dare il massimo. Sì, esatto, la competizione fa sempre bene. Poi sai che a breve uscirà anche la Wii 2, a breve, non so quanto breve, ma so che l'hanno annunciata. E hanno detto che per quanto riguarda, sapete che, ad esempio, non so chi ha avuto modo di provare Black Ops sulla Wii, la più grande pecca, diciamo, sulla Wii non sono i controlli, che addirittura sembrano, per me sono ancora più naturali del joypad, perché proprio ti permette di mirare te con la tua mano. Però il fatto è che la grafica fa davvero pena. Io ho visto la grafica sulla Wii, sembra COD, sì, 2. Ho trovato dei gameplay in internet davvero obbrobrioso come grafica. Ecco, no, dicevo che la Wii 2 avrà invece una potenza di grafica, diciamo, un motore maggiore a quello della PlayStation 3 e dell'Xbox. E quindi magari vedremo che questa console diventerà non soltanto, cioè, la vedo un po' di più la Wii come una console, no? La dico la vedo un po' come una console per famiglia, no? In cui anche i più vecchi, sì, tra virgolette, possono giocare. Magari divertirsi. Magari potrà diventare una cosa più competitiva anche la Wii. Chi lo sa, sarebbe bello. Sì. Vedremo in futuro quando uscirà questa console. Bene, direi che questo è tutto per oggi. Questa nostra piccola chiacchierata finisce qua, ma ne faremo un'altra, perché, come vedete, la partita non è finita e non vorrei mai lasciarvi pensare: ma com'è finita? Ha vinto? Ha perso? Chissà cosa è successo. Quindi, Lego, ti lascio salutare a te e ancora una volta vi consiglio, date un'occhiata al suo canale, perché non esagero quando dico che secondo me è uno dei migliori commentatori italiani. grazie, comunque un saluto a tutti voi, grazie per l'attenzione e ciao. Grande.